Paralimpico, il Comitato Italiano Paralimpico, non è un'organizzazione, è un modo di pensare. Sono convinto che chiunque conosce i nostri atleti, il nostro movimento, può essere in amore. La mia storia è la storia di una bambina che ha un incidente all'età di 18 mesi e si ritrova paraplegica, ma una bambina che ha una grandissima voglia di vivere, che pensa che i limiti siano solo nella testa e che ha voglia di fare. E ha dei sogni, un grande sogno è quello di diventare un atleta. E all'età di 16 anni incontra lo sport ed è il suo grande amore per fino adesso. Ho praticato tantissime discipline, mi sono sempre divertita, ma soprattutto lo sport per me è stato un momento di far capire alla gente che sono solo seduta, ma che si può fare quello che si vuole. L'importante è non avere limiti, ma credere in se stessi e non aver paura di lottare. Io sono nata con un glaucoma congenito. E fin dalla nascita ho avuto le prime difficoltà e quindi varie operazioni per provare ad avere una vita il più normale possibile. Ho sempre vissuto sapendo di questo mio problema agli occhi. Ho raggiunto anche il sogno di qualsiasi atleta, che è quello di partecipare alle Olimpiadi, quindi entrare in uno stadio con la fiamma olimpica accesa e gareggiare. Nel 2011 ho avuto i primi problemi gravi e nel 2012 ho avuto la certezza che sarei rimasta al buio per sempre. Nel 2007 ho avuto un incidente stradale dove ho perso mezza gamba. Avevo appena 18 anni ed ero sempre stata una sportiva. Dopo l'amputazione ovviamente c'è stato un momento di sconforto, però non è stato sufficiente per fermarmi. E avanti in questo finale di gara a 10 metri, 20 metri alla conclusione, ancora Martina Caironi che va verso il traguardo, 15:88, nuovo record del mondo, medaglia d'oro per l'Italia. Il grande limite che ho incontrato è stato di ritorno a casa dopo l'amputazione, nel ritrovare tutte quelle attività che prima facevo in maniera molto facile, disinvolta, e in quel momento erano diventate difficili. Però ho scoperto anche che l'unico modo per superare un limite è trovare una soluzione e quindi affrontarlo. A livello fisico il limite rimarrà per sempre, nel senso che la gamba non ricrescerà. Però di sicuro ho imparato in questi anni tanti escamotage per riuscire comunque a fare quello che voglio. E la mia carriera agonistica ne è un esempio, perché sembra quasi un paradosso che una persona senza una gamba decida di correre. Però è possibile. Sono cieco dalla nascita, nonostante questo fin da piccolo ho iniziato a fare sport, ho iniziato con l'acqua, nuotando, perché nell'acqua insomma non c'erano ostacoli, burroni o pericoli. E poi questo rapporto con l'acqua è continuato appunto con lo sci nautico, che è lo sport che da sempre faccio. Bello dello sci per me è che io mi sento molto più libero quando liscio i piedi rispetto a quando ho le scarpe da ginnastica. Dei
momenti nella vita in cui la disabilità ti può mettere di fronte, no? La percezione di avere un limite, quantomeno di avere una diversità. Poi ho imparato piano piano che in realtà le nostre diversità sono anche i nostri punti di forza. Se tutti fossimo uguali sarebbe una noia mortale. Invece quello che inizialmente poteva essere un limite si è trasformato davvero in un trampolino di lancio. Sono nato con un femore più corto, molto banalmente, e devo dire che non mi ha mai precluso nulla. Non posso correre. 5 metri dalla fine, però è sempre davanti, non bisogna mollare ora Federico, perché qua c'è la medaglia d'oro! Medaglia d'oro per l'Italia! Federico Morlacchi sull'Olimpo, Federico Morlacchi sul gradino più alto del podio. Ho sempre nuotato nella mia vita, da quando avevo 3 anni. Poi per caso ho conosciuto un allenatore e sono stato, tra virgolette, catapultato in questo mondo nuovo. Che è diventato da mondo nuovo la mia seconda famiglia. Grande famiglia paralimpica italiana ha giocato un grande ruolo nella declinazione dello sport come occasione, come momento che dà l'opportunità a ragazzi e ragazze disabili di guardare a ciò che gli è rimasto ed esprimere al massimo le proprie potenzialità. Quel momento in cui ci si rende conto che puoi ancora saltare, puoi ancora correre, puoi ancora nuotare, beh, tu sei a quel punto accecato dalle cose positive che puoi ancora fare e cominci a dimenticare le cose negative. A Roma, dal 19 al 25 settembre 1960, si sono svolti i 9 giochi internazionali per paraplegici. Nel 60, quelle che insomma sono considerate le prime paralimpiadi della storia. Queste persone disabili con carrozzine inimmaginabili oggi, con palestre a cielo aperto dove si celebravano la prima edizione dei Giochi Paralimpici. Si parlava di mutilati. Nell'81, l'anno internazionale dell'handicappato, fu quell'anno nel quale una serie di celebrazioni in tutto il mondo ha in qualche modo accesi i riflettori su tutte le tematiche afferenti al mondo della disabilità, ivi compresa quella sportiva. Nell'88, la prima grande paralimpiade a Seul, per la prima volta si è svolta negli stessi luoghi, negli stessi impianti, utilizzando le stesse infrastrutture sportive dei precedenti giochi olimpici. Poi dal 92 la Paralimpiade di Barcellona, che è stata l'ulteriore implementazione rispetto a questo percorso. Poi dal 2000 in avanti fino a quella che è un po' considerata nella demarcazione tra un prima e un dopo rispetto alla narrazione della vita del nostro movimento, che è Londra 2012.
La partenza è valida, si impena subito il rotino anteriore di Tony Pispanen che spinge sull'acceleratore e si porta avanti, forza Alvise, Alvise prova a recuperare adesso per la seconda posizione addirittura, Alvise De Vidi contro il messicano Navarro Sanchez, Pispanen è troppo lontano ma De Vidi, De Vidi va, va De Vidi per l'argento, vai Alvise! Complice la presenza di una televisione, la RAI, che per la prima volta coprì 14 ore di diretta giornaliere, quindi entrando nelle case degli italiani. Stavo sulla RAI quando ho visto la mia prima gara paralimpica. Monica Contraffatto era nel letto di ospedale nel 2012, nel momento in cui io invece stavo salendo sul gradino più alto del podio. Lei, nel vedermi correre con una protesi, dopo aver perso mezza gamba dopo un attentato in guerra. Mi sono vista la finale di Martina Garoni e lì davanti ai miei amici, c'erano i miei amici, ho detto l'avete visto questo? Io ho detto questa ragazza faccio un giorno la batterò. Ha deciso di volermi battere e da lì quindi è partita la sua determinazione e di sicuro è stato uno stimolo per uscire da quella stanza d'ospedale con una voglia di vivere in più. È partita anche questa finale, uscita bene dai blocchi, scout Bassetto, ora è Martina Cairone che si distende sul rettilineo, 50 metri alla conclusione, Monica Contraffatto lotta per un terzo posto che sarebbe storico, forza Martina, forza Monica, Martina Cairone va a vincere con il crono di 14,98, Monica Contraffatto al terzo posto. Che meraviglia aver visto Martina trionfare in questa maniera e poi Monica che qui adesso è con lei, che ha iniziato perché l'ha vista correre e adesso si trova sul podio insieme a lei. Mi vedevo da lontano la medaglia e il fatto di far innalzare una bandiera in più. Ciao Martina! Sicuramente ci sono dei momenti che nella storia di un movimento sono più importanti di altre, ma vi assicuro che è stato un lento processo silenzioso e riformatore che ha portato a quello che oggi siamo. Straordinarie immagini di Alex, di Bebe, di Assunta, di Martina, di Federico raccontano un paese che è profondamente cambiato. C'è 15ª stoccata, Beatrice Mio è campionessa paralimpica. Anni fa non sarebbe stato mai immaginabile che in prime time la RAI mandasse un programma con Bebe che si stacca un braccio, Giusy Versace a partecipare a Ballando con le Stelle piuttosto che Nicole Orlando, una ragazza con sindrome di Down. I nostri atleti raccontano quella silenziosa rivoluzione culturale che umilmente stiamo scrivendo utilizzando lo sport come elemento e come grimaldello di azione. Dietro a queste tre lettere che formano l'acronimo appunto del Comitato Italiano Paralimpico c'è veramente un mondo di storie, un mondo di persone. Il Comitato Italiano Paralimpico mi ha preso per mano e mi ha chiesto di far vedere cosa avevo. Questo è il bello, non conta ciò che non sei, ma conta quello che sei e quello che hai. Con lo sport viene assolutamente fuori e questo secondo me è il grande valore dello sport al di là delle medaglie. Io ho avuto davvero dal CIP una seconda possibilità e quindi è stato una seconda vita per me. In tutto questo progredire mi sento di essere una piccola tessera di un grande puzzle perché sono convinta che il mare sia fatto di gocce e io sono stata una delle gocce che ha costruito questo grande mare.